Sono passate in fondo poche settimane da quando parve che Cremona fosse diventata come Pechino in termini di inquinamento e la cosiddetta Padania come la Cina. Ma se ieri surlava l'emergenza salute, oggi il silenzio pare calato totalmente sull'argomento, come se allora si fosse trattato di uno scherzo oppure di un incubo. Ma cosa è successo esattamente? Ma è che è anni che c'è questa problematica. Ci si sta muovendo sempre solo basandosi sulla buona volontà di qualche amministratore volenteroso. Il comune di Cremona insieme ai comuni della Cinta appunto ha fatto un protocollo d'intesa nella quale inserisce tutta una serie di prescrizioni. Il comune di Crema, dove io faccio anche l'assessore all'ambiente, non è tra quelli che devono attuare delle prescrizioni dopo 10 giorni di sforamento. Io chiedo se questa può essere una cosa, non è come se l'aria fosse diversa tra Cremona e Crema, l'aria si sposta. E se c'è un problema da questo punto di vista lo si ha in una fascia legata al nord Italia, soprattutto quella legata alla pianura padana per motivi geografici e tutti annessi. Secondo il segretario provinciale del PD, comunque, anche nello smog la colpa è di Regione Lombardia. È evidente che manca anche in questo caso una politica di Regione Lombardia. Se si potenzia il trasporto pubblico locale si fa qualcosa nei confronti dell'ambiente, se si cerca di ragionare sulla pianificazione territoriale e anche sull'urbanistica si fa qualcosa a favore dell'ambiente, invece si è fatta una legge che viene chiamata contro il consumo di suolo, dove invece dice entro 18-24 mesi se avete del suolo da far fuori fatelo. Ecco, io credo che queste siano politiche assolutamente sbagliate.